a Sassuolo per difendere il vantaggio di 11 punti su Livorno Verona, la Ternana per confermarsi squadra da trasferta. Minuto 16, lancio di Cattelani che sorprende la difesa della Ternana sul tiro di Berardi, però c'è la respinta di Grignoli, poi Longhi non trova la porta. Regolare l'intervento con il petto da parte della portiere 21enne della Ternana. Alla minuto 18 Sassuolo vicinissimo al 1-0 con Berardi, ancora lui calcio piazzato, palla respinta dalla palo. Minuto 23, Troiano mette in mezzo un bel pallone, ottima la scelta di tempo di Bianchi, che però non riesce ad essere preciso. È una gara a senso unico prima dell'intervallo, un'altra occasione per il Sassuolo, un'altra occasione per Berardi, che riceve da Bianchi, trova lo spazio per il sinistro, così potente, ma fuori. Nel secondo tempo subito ancora Sassuolo, pallone dentro, uscita di Brignoli non perfetta, si scontra con Ferraro, il portiere della Ternana. Bianchi però non ha il presso giusto, la Ternana si fa vedere con una piazzata del capitano Miglietta, conclusione molto potente ma alta, e ancora Sassuolo dalla parte opposta, conclusione di Bianchi, Boacci in area di rigore, evita l'intervento di Dianda, gran controllo, poi scarico per Troiano che con il piatto sinistro trova la parata con i piedi di Brignoli, espulso dopo un calcio di punizione molto contestato in favore del Sassuolo, l'allenatore della Ternana Toscano, Sassuolo che insiste, gran numero di Boacci, poco dopo la mezz'ora, salta tra avversari, poi destro, raso terra, e termina fuori di un metro alla sinistra della porta di Brignoli, della Ternana entra vitale, e riesce a sfruttare l'unico vero pericolo per la porta di Brignoli, attento a respingere con i guantoni. Prima della fine azione con il nuovo tridente in campo, Troianello e Pavoletti, palla buona per Boacci che arriva di testa, la gran respinta di Brignoli che blinda lo 0-0, Sassuolo sempre primo in classifica, giovedì.